Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questa nuova incredibile recensione. Di cosa parliamo oggi? Beh, di un tracciante, un'unità traccianti molto interessante. Perché grazie a questa unità traccianti potrete dare un tocco di realismo ulteriore alla vostra replica, perché andrà ad illuminare non solo il pallino, che ovviamente uscirà dalla canna, con quel bel verde colore blaster di Star Wars, più, ma anche la punta della canna, quindi farà un effetto fiammata, vi dà quell'effetto di BAM! Come c'è nei film. Prima di entrare nel merito, però, sigla. Questo piccolo cosino qua è una delle unità traccianti non solo più piccole che ci sono, ma anche più figa a mio parere, perché permette veramente di andare a sfruttare al massimo le nostre repliche quando vogliamo dargli quel tocco di realismo in più e soprattutto avere un'unità tracciante. È stata venduta in maniera esponenziale all'interno dell'America, è finalmente arrivato anche a noi qui che siamo in Europa, in particolare in Italia, e vorrei andare ad analizzare tutte le sue features perché per me è veramente interessantissimo. Prima di farvelo vedere da vicino vorrei spendere due parole sull'influenza che ha avuto all'interno del mercato questa unità tracciante e sul perché è stata così rinomata, apprezzata e soprattutto comprata. Partiamo col parlare delle unità traccianti. Un'unità tracciante non è altro che un componente elettronico, un accessorio elettronico che può essere interno o esterno al fucile, che vi permette di andare a caricare i pallini apposta, quindi dovete comprare dei pallini apposta, di luce ultraviolette e quindi di sparare fuori dalla vostra canna non solo dei pallini bianchi ma dei pallini ultravioletti, quindi carichi luminosi. State sparando sostanzialmente delle piccole lucciole fuori dal vostro fucile, che fa c***are detta così, però rimanete con me che ve lo faccio capire meglio. L'unità tracciante va a copiare sostanzialmente quelli che sono determinati tipi di munizioni esistenti realmente nella realtà, appunto, che servono normalmente a chi va a utilizzare dei fucili automatici ma anche in pistole e deve operare al buio per capire dove il proprio tiro sta andando, in quanto al buio è difficile vedere dove il colpo va a impattare, soprattutto la traiettoria. Nella realtà sono molto utili anche perché quando siamo in gruppo, in un team, e sempre in ambienti di scarsa luminosità troviamo un contatto davanti a noi, anche per il resto della squadra è facile capire dove stiamo ingaggiando. Evita sia di andare a incrociare le linee di tiro con membri della squadra e soprattutto comunica all'intera squadra senza dover dire "il tango è là", dov'è il nostro bersaglio. È un elemento molto utilizzato dalle forze speciali, soprattutto in guerra, addirittura già nella Seconda Guerra Mondiale, infatti lo potete vedere in Fury. Quanto è bello Fury, ragazzi. Questa unità qui quindi non è semplicemente una cagatina che utilizziamo noi all'interno del mondo del software, ma è qualcosa che effettivamente viene utilizzato nella realtà, solo che loro non hanno bisogno di un'unità ultravioletta, ma hanno dei proiettili apposta con determinate caratteristiche che illuminano il proiettile quando è. Finito di fare lo spiegone su come si traslano robe vere all'interno del software, parliamo di questa unità tracciante. Questa qui è un'unità tracciante, come detto, esterna, quindi l'andate a montare a filettatura da 14 CCV sopra l'attacco per il ha un attacco da 14 CCV e in confezione è presente anche un adattatore per far sì che possa essere montato anche sulla filettatura della canna della vostra pistola, se è disposta in questo modo. Per esempio Beretta non ne ha bisogno, le Glock della VE per dire invece hanno una filettatura apposta che vi permette di montare questo adattatore. Questa unità tracciante qui non è semplicemente un'unità tracciante però, ma offre una caratteristica che io personalmente adoro, ovvero va, una volta che il pallino viene pulso dalla canna, quindi esce di qui, fa una fiammata color arancione, perché ha dei led arancione in questa parte qui, che quindi simulano il muzzle flash di un'arma, che come sapete quando andiamo a sparare, come ci ha insegnato Hollywood, la pistola fa una mega gigantesca fiammata. Bene, questo piccolo cosino qua illumina di rosso e quindi permette di avere questa vampata di rosso arancione davanti alla cosa, come se il proiettile fosse veramente uscito. Sento già la gente che si lamenta e dice ma se io gioco in notturno la gente vede che faccio la fiammata e mi trovo. Non preoccupatevi però, perché questo piccolo oggettino ha tre modalità. Una modalità che permette di utilizzare solo la funzione tracciante, una modalità che permette di usare solo la funzione fiammata davanti alla vostra replica e una funzione dove avete tracciante e ovviamente fiammata. Quindi potete poi andarlo ad adattare a seconda di quello che è il vostro stile di gioco. Quanto sono fluido. Ve la faccio vedere da vicino e vi faccio vedere come si impostano le cose prima di passare a un paio di altre caratteristiche di questo cosino qua e poi andarlo a provare, perché ovviamente vi dobbiamo far vedere l'effetto che fa. Questo piccolo oggettino qua viene
viene utilizzato in questa maniera. Prima di avvitarlo sul vostro fucile, andate a svitare il culo di questo piccolo cilindro, in questa maniera, e trovate questo bottoncino che, se andate a premere, esatto, vi segnala che questo affare è attivo. Si illuminerà di verde, che sta a indicare che la batteria è carica. Se lo andate a premere di nuovo, potete andare a, esatto, cambiare tutte le varie funzioni. Ve lo faccio vedere anche. È perfettamente cilindrico e la cosa molto interessante è che non rimane sempre acceso, ovvero quando lo andiamo a montare si attiva direttamente lui quando riceve, con un sensore che c'è dalla parte opposta, da questa parte qui, che il pallino sta entrando. Quindi si attiva, carica il pallino di luce ultravioletta e lo sputa fuori con fiammata qua davanti se serve, oppure solamente irrorato di luce ultravioletta. Non può fare e caricare di luce ultravioletta rossa i pallini, quindi funziona solo con pallini che si possono caricare di luce ultravioletta verde, quindi fa solo l'effetto luce verde da pistola di Han Solo. Han Solo aveva il laser verde? Non mi ricordo, però non fa sostanzialmente il laser rosso. La cosa più figa di questo oggettino qua, visto che la durata della batteria è una delle cose che interessa più tutti quanti, è che non è perlomeno indicato una durata della batteria, in quanto questo cosino qua, come detto, è sostanzialmente sempre in modalità riposo, quindi non è sempre attivato come la maggior parte delle unità traccianti, per esempio interne, ma si va a attivare quando riceve il segnale che un pallino sta arrivando. Possiamo sparare in modalità ultravioletta indicativamente 20.000 colpi, quindi alla durata della batteria che ci permette di sparare 20.000 colpi, mentre quando attiviamo la funzione tracciante più LED davanti siamo sui 12.000 colpi. Top, se devo essere sincero, ha un tempo di ricarica di 2 ore e 5, quindi 2 ore e mezza, e devo dire che come funzionalità è ottimo, anche perché, a meno che non veramente ne spariate come dei maiali, avete un'autonomia abbastanza alta. Un'altra cosa molto interessante è che è completamente antipioggia, quindi potete giocarci sotto la pioggia e questo affare non teme. Non buttatelo in una pozzanghera, perché lì forse avrebbe già qualche difficoltà. Ultima cosa figa prima di passare alla prova di tiro è che questo affarino qua, se non viene utilizzato per più di 5 minuti ed è stato acceso e montato sulla canna del vostro fucile o della vostra pistola, va in modalità ultra standby. Quindi quello che va a succedere è che il primo pallino che sparerete manderà un segnale a questo affare che si riaccenderà e dai pallini dopo tornerà a sparare ultravioletto. Questo permette di mantenere la batteria a lungo e devo dire che è una feature molto interessante. Passiamo alla prova di tiro. Bene, siamo alla prova di tiro. Abbiamo qui un AP01 con sopra montato il silenziatore. È già stato impostato in modalità tracciante e fiammata frontale. Pallini, ovviamente, tracer. E vediamo cosa succede. Chi è che mi sta chiamando? Ciao, dove sei? Sto finendo di girare il video. Interruzione a parte, andiamo a sparare con questa bellezza. Come avete visto, è veramente molto croccante. Avrete visto anche la ripresa da davanti e con la fiammata di gas e tutto il resto è veramente una cosa figa. Tenendo conto che siamo tra l'altro non in un ambiente troppo buio, l'effetto è comunque veramente molto ganzo. Passiamo alle conclusioni finali. Upsy daisies! L'avete visto all'opera, avete visto quanto è fico e, visto che le conclusioni finali mi piace sempre inghiottirle, dare qualche cosa in più, aggiungo questa cosa. Se lo utilizzate con armi a gas, la fiammata davanti colorerà di rosso anche il gas che esce dalla punta della canna del vostro fucile o pistola. Quindi la fiammata verrà ancora più realistica, perché proprio come nei film americani alla John Wick vedremo la fiammata gigantesca lì davanti. È un effetto sicuramente molto figo, perché quando siete in campo, soprattutto in notturne, vedete uno che col suo fucile, che magari scarrella, che quindi ciocca per bene, fa anche una bella fiammata, è quel tocco di realismo in più che ormai sappiamo che a me fa. Veramente molto figo e soprattutto bello compatto come unità tracciante. Non avete la perenne paura che se lo sbattete troppo forte questo vada in mille pezzi, perché come detto la copertura esterna è fatta in alluminio veramente molto resistente. I componenti interni sono ben protetti sia dalla pioggia che da qualunque tipo di offesa che possono ricevere, e mi piace veramente tanto. Senza parlare del fatto che è veramente molto compatto, quindi si va a sposare veramente bene sopra la maggior parte delle canne. Personalmente non mi piace la versione
versione più grossa fatta silenziatore perché è troppo ingombrante e soprattutto più grossa va ad avere tutta una serie di problemi, questa è veramente la versione migliore perché è accettabile come spegnifiamma e su una pistola sta veramente molto bene, non è né troppo grosso né troppo piccolo, veramente ben costruito, ben congegnato. Sinceramente penso che sia una delle unità traccianti migliori che ci sono in commercio e ne è la prova la quantità di unità vendute in America, dove questo affare è arrivato un pochino prima che da noi e veramente ha spopolato in tutti quei campi dove giocano in pseudo notturna, in CQB e il resto. Molto utile anche in boschivo, se devo essere sincero, per segnalare ai nostri amici dov'è il bersaglio, che è sicuramente molto più facile rispetto che sparare palline bianche e cercare di spiegare a quello di fianco a noi che è dietro quell'albero, no, due colpi lì, loro hanno capito dov'è e tutti quanti possiamo concentrarci su quello o su altre parti, perché tanto quella parte lì la sto coprendo io. Quindi oltre che per la segnalazione, che per tirare giù il nemico, per vedere se avete effettivamente colpito uno, perché quando il pallino colpisce e rimbalza si nota e non è che si può dire no, non mi hai colpito, è veramente molto interessante, soprattutto perché ha un prezzo economico e delle funzionalità ottime, quindi anche un rapporto qualità-prezzo veramente al top. Qui da Red è tutto, vi ho detto tutto quello che vi interessava, trovate in descrizione il link che vi porta direttamente alla pagina Monopoly Software, che è il negozio ovviamente che mi sponsorizza e mi permette di fare questi stupendi video, dove potete andare a vedere e sapere qualche informazioncina in più su questo piccolo affare. Se vi è piaciuto il video lasciate un bellissimo mi piace, un commento e condividetelo magari con i vostri amici, ci aiuta a crescere e portarvi contenuti sempre migliori. Vi ricordo inoltre che non ci sono più i pillole, ma facciamo e faremo un sacco di contenuti qui su YouTube e negli Shorts, ma soprattutto su Instagram, quindi veniteci a seguire per vedere tutte le cavolate, le robe interessanti che pubblichiamo anche qui. Da Red è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con noi questo sabato, vi auguro un buon weekend e soprattutto stay hungry!